la tutela deve avvenire prima, soprattutto in termini di vigilanza. Cioè, se la vigilanza effettivamente non ha funzionato, cosa che io sinceramente penso, allora si vanno a prendere le persone che lavoravano all'interno come funzionari nel momento in cui sono state realizzate determinate operazioni e si mandano a casa, non come hanno fatto in molti casi in cui queste persone sono state in realtà prese a livelli addirittura superiori. Se invece la vigilanza ha funzionato, allora evidentemente è il sistema di regole che non funziona. Sentiamo però non è qualcuno che... dei due, sì, no? Sentiamo Salvatore, tu soprattutto sei un consulente finanziario, quindi è la tua materia. I conflitti di interesse che ci sono in questo sistema finanziario sono enormi e purtroppo non se ne parla mai abbastanza. Per esempio, come può la Banca d'Italia svolgere la sua funzione di vigilanza bancaria se poi deve controllare le banche che detengono il capitale maggioritario della stessa Banca d'Italia? Anche se di fatto Banca d'Italia si spaccia come ente di diritto pubblico, però di fatto chi decide poi i voti assembleari e tutto sono le stesse banche su cui dovrebbe vigilare. Quindi questo è un conflitto di interessi che da anni si parla sempre di sanarlo, ma non è stato ancora mai sanato. Secondo conflitto di interessi, e in questo caso posso rispondere ai risparmiatori, chi è che decide il valore di un'azione? Cioè, se un'azione deve valere 100 euro, 50 euro, 60 centesimi, sono le agenzie di rating. Le agenzie di rating che operano in pieno conflitto di interessi perché sono pagate dalle stesse banche per avere un rating. Cioè, è come se io fossi uno studente e pago il professore per avere un giudizio. Quindi anche questo è un conflitto di interessi molto importante. E nessuno dice chi sono i proprietari delle agenzie di rating. Sono i grandi fondi di investimento, BlackRock, Vanguard, che detengono azioni maggioritarie delle agenzie di rating e poi decidono quando comprare le azioni della banca o di altre società a prezzi stracciati o rivenderlo quando il prezzo sale a picco per fare guadagni enormi.